Presentata questa mattina negli uffici della provincia di Taranto la festa nazionale di AEPI, Confederazione delle Associazioni Europee di Professionisti e Imprese, in programma dall'8 al 10 ottobre a Manduria, alla presenza del presidente nazionale di AEPI Mino Di Noi e del presidente della provincia di Taranto Giovanni Gugliotti. Un'occasione di confronto sulla necessità di valorizzare le produzioni e le eccellenze locali, promuovere il Made in Italy e il territorio attraverso la sinergia tra microimprese e prodotti locali. In tutto 34 associazioni che rappresentano 310.000 microimprese e 14.000 professionisti al fine di mettere a sistema i vari interlocutori e dare risposte utili a supporto anche delle istituzioni. La scelta è stata soprattutto per valorizzare il Made in Italy, promuovere il territorio nelle sue eccellenze più totali, rappresenta, diciamo, la nostra grande sfida, la nostra grande opportunità, non solo come confederazione ma anche come paese. Per cui Made in Italy a Manduria, in Puglia, nel Salento, rappresenta per noi un modo per stare insieme al territorio, insieme alle eccellenze delle microimprese locali, dei prodotti tipici locali, proprio perché da qui può partire anche una grande rivincita del territorio, un riscatto attraverso una valorizzazione forte e concreta del nostro paese per l'internazionalizzazione e l'export in tutto il mondo. Le nostre microimprese, che rappresentiamo, i professionisti, chiedono di non essere lasciate sole innanzitutto, perché in un momento di grande difficoltà, dove già la nostra economia aveva delle difficoltà in campo internazionale e anche a livello nazionale, con questa pandemia è chiaro che ha avuto una battuta d'arresto. Questa battuta d'arresto però deve essere anche l'occasione. Se le istituzioni e noi che rappresentiamo anche i corpi intermedi, associazioni e confederazioni, uniamo le forze, facciamo sistema e prendiamo per mano queste microimprese, che ripeto, sono loro lo sviluppo economico del nostro paese, sono loro il Made in Italy, sono loro quel prodotto di tipicità che ci permette di essere eccellenza nel mondo, li possiamo avere attraverso sicuramente iniziative che mirano a dare contributi, ma anche formazione, informazione, perché il momento di grande difficoltà non è solo dare dei contributi a fondo perduto, ma anche la capacità di valorizzare, di promuovere e di aiutarli in un mondo che è cambiato, quel mondo del lavoro e quel mondo dell'economia. Noi come confederazione siamo una confederazione che unisce e raggruppa 34 associazioni, tra associazioni che rappresentano le microimprese, le piccole imprese, datoriale e anche dei professionisti, tributaristi, consulenti del lavoro, commercialisti. Siamo circa 310.000 microimprese e 14.000 professionisti. Penso che mettere a sistema in un'ottica anche di un approccio molto europeo le imprese con i consulenti, con i professionisti, diventa anche quel connubio essenziale per dare risposte organiche, strutturate e concrete per la valorizzazione e quella promozione di cui parlavamo prima, anche a supporto del governo e delle istituzioni, indipendentemente dal colore politico, perché oggi il ruolo centrale in questa grande rigenerazione del paese, della nostra economia, deve essere proprio il ruolo delle istituzioni a 360 gradi, partendo da noi cittadini e da noi rappresentanti delle imprese. Noi siamo nati meno di 2 anni fa, siamo partiti che erano poche associazioni, oggi siamo una grossa realtà tra le prime 6-7 a livello nazionale, abbiamo partecipato agli stati generali con le professioni, ma in particolar modo siamo tra i 23 sottoscrittori del patto per l'export del governo e per noi rappresenta anche, come dicevo prima, una prova di maturità ma anche un punto di partenza, una grande sfida, ma sentiamo anche il senso di responsabilità del peso, delle esigenze dei nostri associati e non solo dei nostri associati, perché non siamo una confederazione che nasce contro qualcuno o a favore solo di una parte. In questo momento ognuno di noi deve fare la sua parte perché è il sistema paese che ce lo chiede, quindi le microimprese in un'ottica del genere è chiaro che per noi sono, come professionisti, un obiettivo, un punto di partenza e questa festa diventa anche l'occasione non solo per vivere il territorio, perché la scelta anche di andare in un paese, in una città del sud, della Puglia, del Salento è anche l'occasione per ritornare come era una volta a stare insieme alle imprese, insieme ai professionisti e non chiudersi sempre nelle quattro mura di un hotel o di, diciamo, altre realtà che già sono consolidate. Per cui è anche un segnale forte agli altri, non è solamente una prova per noi. Io credo che sia utilissima questa occasione di confronto, di dibattito e quindi i ringraziamenti veramente di cuore ad AEPI, a Mino che veramente ha fatto un ottimo lavoro, perché molto spesso forse manca questa fase, la fase del confronto, della discussione da parte di tutti gli attori, soprattutto del territorio. Perché è opportuno che tutti quanti vengano messi in condizione di dire quali sono, come dire, le proprie idee, ma anche le proposte da portare al tavolo rispetto a quelle che devono essere le prospettive per il Paese. Prospettive per il Paese, ma anche la necessità di valorizzare quelle che sono le nostre produzioni, le nostre eccellenze, e grazie a Dio ce ne abbiamo. Manca forse la capacità di organizzarsi, ecco, questo è quello che volevo dire, e credo che colpisca nel segno questa iniziativa di Mino, che sostanzialmente dice: mettiamoci intorno a un tavolo e facciamo sentire qual è la nostra voce, quali sono le nostre istanze, anche e soprattutto da rivolgere al governo.
Quindi ben vengono iniziative come queste e un plauso agli organizzatori, con l'auspicio che ce ne possano essere molte altre anche in futuro. È soprattutto importante che abbiano deciso di tenerla qui, di tenerla in provincia di Taranto, a Manduria, e questo sta proprio ad indicare qual è l'attenzione di questa organizzazione rispetto al nostro territorio, perché il fatto che qui vengano invitate personalità di spessore, di livello, e vengano, come dire, invitate per discutere di questi argomenti, credo che sia assolutamente utile, e ripeto, io mi auguro che possano essere replicate anche in futuro.